Allora, buongiorno. Transform Italia, in collaborazione con l'EFT, continua il suo percorso con il Laboratorio Sud. Oggi siamo in Sicilia e ringraziamo il professor Costa per essere il nostro ospite e do la parola subito a Loredana per introdurre, diciamo, l'argomento di oggi. Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Come Laboratorio del Sud noi proseguiamo questo nostro viaggio nelle regioni del Sud. Oggi più che mai tratteremo i temi della sanità perché il Laboratorio del Sud continua il proprio percorso all'interno dell'emergenza Covid-19. Oggi più che mai a noi pare chiaro il disastro politico causato da quella che è la regionalizzazione della sanità, che è fatta di tagli, di smantellamento del sistema sanitario nazionale. Oggi le televisioni sono ingolfate, no? Dalle varie ordinanze di quelli che vengono definiti erroneamente governatori, perché sono dei semplici presidenti di regione, per quanto mi riguarda responsabili di quello che sono i tagli della sanità in ogni sua articolazione. Dalla assistenza domiciliare, quindi parliamo della medicina territoriale, a quelli che sono i tagli della rete ospedaliera. Guardate, io ritengo una cosa: non possiamo uscire dall'emergenza coronavirus hanno portato avanti un progetto politico e sulla sanità e sull'ambiente che è ricaduto sulla salute e la cura dei cittadini, oggi escano come coloro i quali risolvono il problema emergenza coronavirus, proprio perché siamo in uno stato di emergenza e la risposta dello stato d'eccezione non è l'unica risposta che la si può dare. Noi stiamo lavorando a sostegno dei medici della sanità pubblica, chiedendo con urgenza i tamponi di massa, partendo dalla tutela dei medici ospedalieri, e abbiamo voluto scrivere ai sindaci come autorità sanitarie e locali per arrivare anche a un prelievo venoso che attraverso le IgG e le IgM può iniziare a dare un risultato immediato per il contenimento del contagio. Ora però non voglio entrare nel merito perché nel merito stamattina entra il dottore primario della medicina nucleare del Policlinico di Palermo, il dottor Renato Costa, che voglio ringraziare per questa sua disponibilità e saluto lui. E permettetemi, quella bandiera rappresenta una delle pagine più belle dell'emergenza coronavirus, una pagina che ha commosso l'Italia, l'arrivo dei medici cubani a sostegno dei nostri medici che vengono definiti eroi, vengono definiti angeli. Io definisco persone che hanno fatto della. Grazie Renato, a te la parola. Grazie a voi del cortese invito. Io credo che noi dobbiamo trarre il meglio possibile da questa tragedia che si è verificata nel mondo, in Europa e in Italia in particolare. E alcuni insegnamenti li abbiamo avuti da subito. Uno di questi è la risposta del Servizio Sanitario Nazionale davanti a una tragedia di questo tipo. È del tutto evidente che l'avere smantellato i principi fondanti del Servizio Sanitario Nazionale, cioè l'istituzione della 833 del 78, come diceva Loredana prima, ha determinato una situazione, come dire, definire una tragedia è molto poco. Che cosa è successo nel nord Italia, che è stata la prima frontiera che si è trovata di fronte a questa epidemia? È successo che il 25% di tutta la sanità del nord, che è la sanità privata, si è trovata a doversi contrapporre al 100% dell'emergenza, perché il 75% della sanità privata, quella che viene definita con tanto orgoglio da parte dei cosiddetti governatori la sanità dell'eccellenza, non ha praticamente partecipato a nulla di quello che è stato lo tsunami che si è
abbattuto sulla sanità pubblica. Quindi intanto questa sproporzione assoluta di forze, che poi ha determinato forse qualche errore, forse ha determinato qualche incomprensione, ma che sicuramente ha una sua radice esatta, ed è questa: la percentuale bassissima del servizio sanitario pubblico, a differenza della complessività del servizio sanitario regionale di Veneto e Lombardia, che invece è per il 75% più alto, e che da questa, almeno in una primissima fase, ma anche adesso, si sta tenendo particolarmente lontano. Particolarmente lontano, perché mentre per il privato il problema è il profitto, per il pubblico il problema ovviamente non lo è. Questa cosa, vedete, ha determinato per una volta una condizione un po' diversa per quello che è avvenuto al sud. Perché è vero che noi al sud abbiamo avuto più tempo, perché abbiamo fatto l'esperienza di quello che è successo nelle regioni del nord, ma è anche vero un altro dato che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Che noi nella emergenza intanto ci siamo abituati, perché in Sicilia dire mi mancano i mezzi, mi mancano i medici, mi mancano gli infermieri, mi manca questo, mi manca quello, è quello che noi abbiamo fatto regolarmente da sempre, cioè almeno da 20 anni a questa parte. Quindi questa cosa non ci ha trovati impreparati a dover gestire l'emergenza. E poi c'è un altro dato che io vorrei sottolineare a tutti noi, che mi pare assolutamente importante, e cioè che la sanità privata da noi di fatto non esiste. Vedete, in Sicilia non esiste un solo posto di rianimazione gestito dai privati. In Sicilia non esiste un solo posto di malattie infettive gestito dai privati. In Sicilia non esiste una sola struttura privata che contribuisce alla prima emergenza, quindi al Dipartimento di Urgenza e Emergenza, o gestisce un pronto soccorso. Quindi noi ci siamo trovati a dover affrontare questa emergenza esattamente come facevamo prima. Cioè non abbiamo sentito questa mancanza della sanità privata, perché da noi la sanità privata non c'è mai stata. Da noi la sanità privata è quella che raccoglie di fiore in fiore il malato, spesso in elezione, spesso il più redditizio, e quindi quello che mette a frutto solo ed esclusivamente ai fini del reddito. Quindi anche questo, devo dire che per una volta il sud è stato privilegiato rispetto al nord, si è trovato in una condizione quasi di favore. L'altro dato indubbiamente è stata una minore carica, perché è chiaro che i numeri che sono arrivati al sud non sono stati gli stessi numeri che sono trovati nelle regioni del nord. Perché è successo questo? Non lo so. Probabilmente per qualche errore di valutazione, per qualche mancata conoscenza della trasmissione virale. Probabilmente sì. È di oggi la notizia dell'OMS che dice che la trasmissione aerea del virus è fondamentale, e che il virus si trova nell'aria, e che quindi non bisogna mai abbandonare l'idea delle mascherine, cosa che invece è stata sottovalutata sicuramente nei primi ospedali della Lombardia. Infatti l'idea che la trasmissione è avvenuta perché nei pronto soccorsi c'erano le aree condizionate centralizzate, e quindi la trasmissione del virus ha determinato un inquinamento di tutte le strutture ospedaliere, è assolutamente verosimile. Quindi anche questo probabilmente a noi ci ha aiutato da questo punto di vista, ci ha messo in una condizione migliore. Ma adesso non ci possiamo esimere da fare alcune valutazioni. E queste valutazioni devono essere assolutamente, assolutamente di tipo politico. Vedete, l'avere smantellato, lo diceva prima Loredana, la rete ospedaliera, così come se la rete ospedaliera fosse stato il peggio di tutti i mali della sanità, quindi il costo del posto letto, le divisioni inutili, quindi noi chiudiamo tutto quello che possiamo chiudere, cosa che si è fatta da 20 anni a questa parte, ha determinato che cosa? Fondamentalmente una carenza di quella che era la medicina alternativa, soprattutto al sud, perché al nord ancora questo funzionava, che è la medicina cosiddetta del territorio. Nelle nostre regioni del sud noi non abbiamo altra possibilità, cioè il cittadino paziente non ha nessuna possibilità se non passare dal medico curante al pronto soccorso dell'ospedale. Ecco perché noi a Palermo fino a ieri avevamo 3 pronto soccorsi da 100.000 accessi l'anno, perché tutto quello che sta in mezzo tra l'ospedale e il medico curante non c'è. La medicina del territorio non c'è mai stata, e se ci fosse stata la medicina del territorio avremmo meglio potuto affrontare questa emergenza dappertutto. Dappertutto, soprattutto in quelle regioni dove la medicina del territorio doveva essere pubblica, invece è stata gestita assolutamente dai privati. E quindi anche alle regioni del nord, dove esisteva come idea la medicina del territorio, di fatto non c'è stata. L'assistenza domiciliare affidata alle case di cura private non funziona allo stesso identico modo delle case di cura pubbliche, ed è così, compagni, non c'è nessuna possibilità di vederla in modo diverso. Quindi questo è un altro ulteriore dato di quello che sta succedendo.
E allora che cosa possiamo fare, che cosa dobbiamo fare nell'immaginare che intanto la nostra vita è evidente che deve cambiare? Noi dovremmo rivedere una serie di cose, dovremmo rivedere una serie di possibilità. E tutto quello che noi dobbiamo rivedere parte da alcune considerazioni. Queste considerazioni sono, prima considerazione, immaginare un servizio sanitario che risponda in 21 modi diversi davanti a un'emergenza nazionale è una follia, è una follia. Cioè immaginare di avere 21 risposte diverse su come gestire le mascherine, come gestire i tamponi, come gestire... È come se noi parlassimo di un territorio diverso, isolato l'uno dall'altro, cosa che in realtà di fatto non è. Quindi la prima follia è che non ci può essere un ente decisionale che non sia centralizzato. La seconda follia è che non ci può essere la partecipazione, diciamocelo chiaramente, una volta per tutte, la sanità privata può essere tutt'al più integrativa, parzialmente integrativa del servizio sanitario pubblico, ma mai, mai può essere sostitutiva. Tutte le regioni che sono state messe in ginocchio da questa evenienza erano regioni dove la sanità privata, anziché integrare il servizio pubblico, lo ha di fatto sostituito. E sostituire il servizio pubblico significa togliere il diritto alla salute. Il diritto alla salute è un principio che può essere perseguito soltanto nel pubblico. Nessun istituto privato è contrario ai propri principi del profitto e del guadagno immaginare di garantire un diritto alla salute a qualsiasi costo. Il diritto alla salute viene garantito soltanto a coloro i quali possono permetterselo di pagarlo, e davanti a un'evenienza di questo tipo, dove nessuno può pagarsi il diritto alla salute, il servizio privato sparisce, il servizio privato non c'è, il servizio privato va in crisi. E allora questi sono i primi insegnamenti di cui noi dobbiamo assolutamente tenere conto. E se questo è, noi come usciamo da questa situazione? Usciamo da questa situazione probabilmente più forti. Usciamo da questa situazione più forti perché adesso anche coloro i quali sono i responsabili, per esempio delle modifiche del titolo quinto della Costituzione, hanno cominciato a dire che il servizio sanitario nazionale va centralizzato. Se questi sono gli effetti, siamo riusciti a fare una cosa, una, almeno alcuni principi, da questo virus li abbiamo imparati. Essere messi in condizioni di poter immaginare forse alcune cose le dobbiamo pensare in modo diverso, è che forse l'economia in sanità non può essere quella che si applica in un supermercato, è che forse la sanità non si può occupare della domanda, ma si deve occupare del bisogno, che esiste tra economia sanitaria ed economicismo. L'economia sanitaria non può mai occuparsi della domanda. E quindi rispondere aumentando la risposta, aumentando le tacche, aumentando i centri privati, aumentando la prestazione. L'economia sanitaria seria si avvale di analizzare i bisogni. È il servizio sanitario che deve capire quali sono i bisogni della popolazione. È in base ai bisogni che deve dare la propria offerta di salute. E i direttori generali non potranno mai più in futuro avere come obbligo di risultato il pareggio di bilancio. Perché pareggiare il bilancio è una follia, perché sono proprio le aziende che hanno pareggiato il bilancio che sono state le più disastrate, sono state incapaci di affrontare quello che è stato l'emergenza sanitaria che si è creata. I direttori generali possono e devono avere un solo obiettivo, cioè il miglioramento dello stato di salute della popolazione afferente alle proprie aziende. Se noi siamo disposti a cambiare questo nostro modo di pensare, se noi siamo disposti tutti assieme a ragionare sui bisogni reali, allora probabilmente questo virus ci lascerà migliori. Grazie, parole da sottoscrivere pienamente. Io ricordo che questo è un primo appuntamento, penso che ne faremo ancora tanti, spero, in cui racconteremo anche il cambiamento che è necessario, come dice il professor Costa, ma che avviene semplicemente perché c'è una consapevolezza dei cittadini che questo modello che abbiamo vissuto finora è insostenibile. Io vi ringrazio ancora e vi invito a seguirci e a continuare con noi questo percorso. Grazie a tutti. Grazie a voi.